Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei andata come un amore che è passato e la scuola fra poco arriverà. Ma arriverà un altro inverno e torneremo a fare le vacanze di Natale e l'estate tornerà per tutti noi. E tu, se vuoi, puoi. Questa parte finale è un nonsense per chiudere una famosa canzone di Bruno Martino, meravigliosa. Super. E per iniziare questo video di ricapitolazione chiamato Fisica 2, tutto il programma, cioè proprio video più pillola, non si può, ma più che pillola, insomma, veramente è una carrellata attraverso gli argomenti un po' da rivedere, che fanno parte della fisica 2. Allora, intanto diciamo questa cosa qua. Mi sono segnato un po' sul mio computer alcune cose da dire prima di iniziare questo video. Chi fa il programma di fisica 2? Tutti gli studenti di secondo anno di istituti tecnici e professionali. Tecnici in particolare, perché lì la fisica si fa 2 anni e quindi gli argomenti di fisica 2 si fanno al secondo anno. Tutti gli studenti del triennio dei licei, liceo scientifico in particolare, ma in generale per le scuole in cui si fa fisica 5 anni, fisica 2 è il triennio, terzo, quarto e quinto anno. Diciamo, il terzo anno è sempre abbastanza ibrido, è un anno in cui si incrociano un po' di argomenti di fisica 1 con fisica 2. E poi tutti gli studenti che all'università affrontano l'esame di fisica 2, quindi fanno effettivamente un esame che ha proprio questo nome, fisica 2. Altra cosa, per chi è utile questo video? Per tutti quelli che studiano sia alle scuole superiori che all'università. E lo posso dire questo con grandissimo orgoglio e contentezza, perché soprattutto tantissimi studenti di università mi scrivono: grazie prof, grazie a lei ho superato l'esame di fisica 2. E quindi molto spesso mi dicono: sono di ingegneria, sono di matematica, sono di fisica. Cioè, voglio dire, fisica 2, se ce l'hai all'università, sei uno studente o di matematica o di fisica o di ingegneria, perché fisica 2 non c'è a biologia, non c'è a scienze motorie, non c'è a scienze dell'educazione, non lo so. Molti hanno l'esame di fisica, quindi globalmente un unico esame. Allora, quindi è un video che sarà utile a tutti quanti. Come è fatto questo video? Quindi, anzi, prima di dire come è fatto, perché ho fatto questo video? Sto spiegando perché in realtà mi sono preso qualche appunto su questa prima parte che non la ricordo bene, non vorrei dirle però queste cose perché sono importanti. Perché l'ho fatto questo video? Perché moltissimi di voi mi hanno spesso, mi fanno la domanda, mi scrivono o su Instagram o su YouTube, insomma quello che è, mi commentano, eccetera, eccetera. Prof, dove trovo questo video? Oh, prof, come devo guardare in sequenza i video di fisica 2? Cioè, da dove devo partire? Dove devo arrivare? Allora, io spesso dico: prendi un indice cronologico, un indice di un libro in cui ci sono tutti i vari argomenti di fisica, puoi scrivere su, cioè, do tante tecniche. Beh, finalmente ho fatto questo video che è una chiacchierata che durerà meno di 20 minuti e rappresenta un passaggio totale su tutti gli argomenti possibili e immaginabili. Se ne manca qualcuno, scrivilo nei commenti, con piacere integrerò in futuro questi argomenti. Come funziona questo video? Allora, attenzione, questo video è una scatola cinese, cioè nel video sono contenuti dei link ad altri video, nei quali video ci sono altri link che portano a dei video di teoria piuttosto che di esercizi. Quindi apri una scatola, ne trovi altri. Apri le altre scatole e trovi video. È fatto così questo video. Quindi l'ho voluto fare perché era giusto farlo in questa maniera, altrimenti significava fare un video di 4 ore e mezza. E nessuno di noi ha 4 ore e mezza da stare a sentire a me. Credo, non so, scrivi nei commenti, ti piace ascoltarmi? Scrivi nei commenti. Allora, basta, posso partire adesso finalmente a farvi vedere gli argomenti di cui parlerò. Allora, fisica 2, la lavagnetta. Gli argomenti sono 1, energia, 2, termologia, 3, elettrostatica, 4, circuiti, 5. Magnetismo. Argomenti bonus. Ora ti dico perché bonus.
6 ottica, 7 correnti indotte, 8 termodinamica, 9 fisica quantistica, 10 fisica del Novecento. Perché ho messo 5 macro argomenti e 5 bonus? Perché non posso linkare qui sopra 10 volte. Ho 5 link da poter condividere e quindi i primi 5 me li gioco con gli argomenti super diffusi quando si studia fisica 2. Gli altri, quelli bonus, ve li lascerò come link sempre da cliccare sotto nella descrizione del video. Va bene? Quindi utilizzeremo queste due tecniche. Prima di tutto partiamo con i 5 argomenti che riguardano appunto fisica 2, macro argomenti, nei quali troverai i micro argomenti. Partiamo dal primo, l'energia. Allora, qui forma di quantità di grandezza fisica scalare che si manifesta sotto varie forme, partendo dal concetto di lavoro, che è un'energia, ad arrivare all'energia cinetica, potenziale, gravitazionale ed elastica, all'energia termica, cioè al calore, all'energia meccanica che risulta essere la somma della cinetica più la potenziale, ai teoremi di conservazione che regolano il passaggio fra un'energia e l'altra, perché l'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma continuamente. Questi sono, diciamo, gli argomenti che tratto nel grande capitolo dell'energia. Quindi se hai bisogno di rivedere i micro argomenti riguardanti l'energia, guarda questo video qua. Cliccare, guardare. Numero 2, termologia. Ah, attenzione, la termologia, faccio vedere. Argomento macro, argomento numero 2, termologia. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando intanto della definizione di temperatura, taratura del termometro, dilatazione lineare, dilatazione volumica, tutto quello che riguarda la combinazione fra problemi che riguardano la dilatazione sia lineare che la volumica, la differenza fra calore e lavoro, il mulinello di Joule, la definizione di calore specifico, la definizione di capacità termica, la differenza fra calore specifico e capacità termica. Sempre in questo argomento, la legge della termologia, la temperatura di equilibrio, i passaggi di stato, il calore latente dei passaggi di stato vari. Cioè, ragazzi, la RAI di tutto, di più. Se hai bisogno di rivedere questi argomenti di termologia, guarda questo video del macro argomento termologia, ping, qui sopra, che ti darà poi i micro video dei micro argomenti di termologia. E guarda, cerca quello che fa per te. Elettrostatica. Elettrostatica. Allora, le cariche elettriche, l'ipotesi della carica, l'attrazione e la repulsione fra cariche, Coulomb, quindi la formula della forza di Coulomb e quindi lo studio della dipendenza, dalla distanza fra le cariche, dalla quantità di queste cariche, eccetera, eccetera, il calcolo di questa forza. Piuttosto che il concetto di campo elettrico, come si definisce il campo elettrico, l'induzione, la polarizzazione, l'elettrizzazione per strofinio e per contatto, l'elettroscopio, il potenziale elettrico, la differenza di potenziale. Mi pare che c'è anche forse il condensatore in questo capitolo, non sono sicurissimo, probabilmente sì. Questo e tanto altro nel macro argomento numero 3, che io ho chiamato chiaramente elettrostatica. Ding, lo trovi qui sopra. Macro argomento numero 4, ovvero, vediamolo, i circuiti. Allora, qui abbiamo che cos'è un circuito, quali sono gli elementi di un circuito, da che cosa sono regolati, quindi la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm,
resistenze in serie, calcolo della resistenza equivalente, resistenze in parallelo, calcolo della resistenza equivalente, risoluzione di circuiti misti, che forse è l'argomento più bello di questo macro argomento, perché vedrete, non c'è solo un video, io vi linko uno, ma in realtà poi su YouTube ve ne suggerirà altri che ho fatto, su come si discute e si risolve e si riduce un circuito complesso formato da resistenze in serie, in parallelo, un casino. Allora, qua trovate tutta sta roba qua. Se vi interessa questo argomento in particolare, se volete cercare questo macro argomento e vedere i micro argomenti, cliccate su questo link qui sopra. Ting! E vedetelo. Macro argomento numero 5, ovvero il magnetismo. Allora, attenzione, qua abbiamo il magnetismo, il campo magnetico, filo immerso in un campo magnetico, forza subita dal filo. Calcolo del modulo del campo magnetico, perché il campo magnetico è un vettore, è vettoriale. Fili percorsi da correnti e quindi forza di attrazione e repulsione fra fili percorsi da correnti. Il solenoide. Tanti altri argomenti che sono legati a questo concetto, come per esempio la forza di Lorentz, la carica sparata in un campo magnetico, quindi moto di una carica in un campo magnetico. Questo e molto altro in questo quinto macro argomento che trovate sempre qui sopra cliccando questo link. Ding! Dopodiché state attenti, vi ho messo, come vi ho detto prima, finiti i ding, 5 altri macro argomenti che completano il quadro della fisica 2. Il primo lo vediamo scritto qua, è il numero 6, cioè l'ottica. Allora, l'ottica è una parte della fisica un po' trascurata, diciamo ottica barra acustica, non in tutte le scuole viene fatto, ma molti di voi, per esempio, hanno a che fare con problemi sulle lenti, sugli specchi, equazione dei punti coniugati, riflessione, rifrazione, leggi di Snell. Piuttosto che l'onda sonora, quali sono le caratteristiche dell'onda, la velocità dell'onda, insomma, ci sono alcune scuole in cui si fa l'ottica, in cui si fanno, diciamo, gli argomenti di ottica. Quindi, se vuoi rivedere questi argomenti di ottica e anche di acustica, trovi una playlist il cui link ho lasciato qui sotto. Quindi vai nella descrizione del video e clicca dove c'è scritto ottica e acustica. Clicca quel link, quello è una playlist, quindi troverai tutta una serie di link di video a destra e potrai poi scegliere l'argomento che ti interessa scorrendo. Numero 7, super importante, le correnti indotte. E qua, forse i video più cliccati del mio canale, quelli più visti, quelli più guardati, quelli più commentati. Che cos'è la corrente indotta? Come calcolare il valore della corrente indotta? Come capire finalmente che cavolo è, da dove esce fuori questa corrente indotta? Quindi la legge di Faraday-Newman, la legge di Lenz, il determinare il verso della corrente indotta, comprendere il cosiddetto concetto di flusso del campo magnetico e di conseguenza la variazione di flusso, ma tanto, tanto altro, sempre contenuto in questa playlist, dove troverete veramente tanti video molto utili per questi argomenti. Ho visto che molto spesso i commenti da parte di studenti che guardano questi video sono particolarmente dai maturandi, quindi comprendo che è un argomento fatto tantissimo in quinto anno per gli esami, fatto in classe perché è un argomento di programma, quindi insomma trattato e molto spesso purtroppo non compreso, non capito. Ci sono almeno due o tre video che poi ho condiviso in quella playlist e troverete particolarmente interessanti. Quindi se cercate quell'argomento, giù, descrizione, trovate correnti indotte, cliccate il link che vi ho lasciato e guardate quella playlist. Ancora, andiamo avanti, argomento importantissimo, la termodinamica. Allora, io questo non l'ho messo fra quei cinque, l'avrei dovuto mettere in realtà fra quei cinque, ve l'ho detto perché non avevo proprio lo spazio materiale. E poi, fra l'altro, sulla termodinamica non ho fatto un vero e proprio video riepilogativo, ma ho appunto fatto una playlist. Primo principio della termodinamica, secondo principio della termodinamica, concetto di entropia, macchine termiche, concetto di rendimento, ciclo di Carnot, cicli reversibili e irreversibili. Tutti questi argomenti super importanti che spesso vengono trattati nelle scuole in cui si fa anche tanta chimica.
Quindi molto utili anche gli studenti che fanno questi argomenti non in fisica, ma in chimica. Oppure li fanno in fisica, ma li stanno anche affrontando in chimica, sbattendoci la testa. Non li capiscono né da una parte né dall'altra. Quindi se vuoi rivedere questi argomenti, vai giù nella descrizione, termodinamica, clicca il link e vamos. Ultime due playlist che ti condivido sempre qui sotto. Faccio un commento unico. Fisica quantistica e fisica del Novecento. Allora, perché le ho, diciamo, divise in due diverse playlist? Semplicemente perché avevo iniziato a fare un filone che ho chiamato Pillole di Fisica, in cui ho voluto dedicarmi alla spiegazione della fisica quantistica in video che sono veramente molto brevi, durano 10 minuti o poco più, 10-11 minuti, a volte anche meno di 10 minuti. E lì troverete tanti argomenti di fisica quantistica. Mentre nella playlist Fisica del Novecento mi sono dedicato alle grandi rivoluzioni che la fisica ha subito il secolo scorso, più che subito, insomma, attraverso le quali è passata la fisica il secolo scorso, una fra tutte, ad esempio, la relatività di Einstein. E lì ho dedicato dei video proprio a questi argomenti. Quindi in queste due playlist trovate argomenti che specifico già, ho capito già, sono molto utili per studenti che devono affrontare l'esame maturità, quindi maturandi, quinto anno, perché spesso voi andate a fare questi argomenti nelle vostre tesine, ma non vengono spiegati in classe e quindi non avete un appiglio attraverso magari slide piuttosto che materiale dato dal professore, e per gli studenti dell'università. Perché se questi argomenti ce li avete all'università, a volte capita che magari vi è sfuggito un passaggio chiave che vi fa capire bene che cos'è, ad esempio, la quantizzazione dell'energia, oppure che vi fa capire che non vi ha fatto capire, avreste voluto capire che cos'è la radiazione di corpo nero. Questo e tanto altro, ripeto, li trovate in queste due playlist che vi lascio giù. Fisica quantistica e fisica del Novecento. Cliccate, trovate gli argomenti, cliccate il link e guardate i vari video che ho pubblicato. Allora, è tutto il possibile il programma di fisica 2? Ma diciamo è il 90%, 95%, forse magari qualcosa è sfuggita. Che cosa è sfuggito? Me lo vuoi scrivere nei commenti? C'è qualche argomento che non pe pensi non sia presente fra quelli che ho nominato e nelle playlist piuttosto che nei video che ho allegato? Scrivilo nei commenti. C'è un argomento che vorresti che io trattassi, che io possa trattare? C'è un argomento che vorresti io possa trattare nei prossimi video? Scrivemelo qui sotto, sempre nei commenti, perché ricordatevi, i commenti che fate qua sono utili per tre motivi. Uno, perché io individuo nuovi argomenti, magari non ci avevo pensato e faccio il video. Sono utili a voi che scrivete perché avete una risposta immediata, perché se magari il video l'ho pubblicato ve lo metto, vi lascio il link. E tre, sono utili agli altri che guardano il vostro commento e dicono: ah, vedi, anche a me era sfuggito quell'argomento, lo vorrei vedere. Quindi mi raccomando, imparate sempre a commentare i miei video perché io ho bisogno di avere non solo un feedback da voi, ma anche suggerimenti sui prossimi argomenti da trattare. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bellissimo. Mi raccomando, questi ultimi giorni di vacanza fantastici, meravigliosi, muah, al top, perché vi dovete ricaricare alla grande, ma voi lo sapete che c'è una cosa bellissima che vi aspetta, non a scuola, ma qui sul tubo, le live che fra poco stanno per riprendere. Vi voglio bene. Ciao, ciao, Pierò.